a tutti, buongiorno. Lo scopo di questo incontro è un aggiornamento sulla situazione con l'ausilio di due immagini, così almeno possiamo renderci conto dell'ampiezza dell'evento. Allora, con questa immagine qua, non so se riuscite a vedere, abbiamo l'aereo che è in questa posizione qua, abbiamo l'elicottero in questa posizione e le persone che abbiamo ritrovato questa mattina erano in alto qua, un po' più a nord. Come potete vedere anche da questa immagine qua, questo è un pezzo dell'elicottero, quindi i resti dell'elicottero sono sparsi su un'area di sui 400 metri di una circonferenza. Adesso stiamo iniziando le operazioni di rientro, stiamo recuperando il personale e siamo a fine operazione. A quanti metri erano i corpi dai Ma dipende, questi qui erano una cinquantina di metri, più o meno. velivoli? Quanto erano sotto la neve, più o meno? Un metro. Ma come sono finiti sopra? Sono entrati in un crepaccio oppure... No, 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 dovete immaginare che c'è un manto nevoso, sarà uno spessore di un metro e mezzo, e quindi cadendo si sono infilati sotto. Cioè, no, 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 non immaginate i crepacci, niente di che, è cioè proprio sotto la neve. Da quello che avete visto c'è l'evidenza di uno scontro tra i due mezzi, nel senso Quella sì, non ci sarebbe nessun altro motivo per far precipitare due velivoli diversi. Però non ci sono testimonianze ci si possono fare solo supposizioni, perché nessuno ha visto e quindi la dinamica non la i conosciamo. ragazzi francese e svizzero però erano in grado, almeno all'inizio, di parlare, sono stati loro a Sì, sì, raccontarci. sì. Tra l'altro, se volete, vi faccio un aggiornamento delle condizioni. Sì, Dei... ecco. Dunque, fortunatamente, per un miracolo, ho sentito proprio adesso i miei colleghi della rianimazione. Logicamente, i due feriti sono ancora in prognosi riservata. Si pensa di scioglierla in questi giorni, la prognosi riservata. Sono comunque coscienti. Condizioni stabili, logicamente la prognosi è ancora riservata perché anche per la dinamica dell'incidente, quindi la prognosi è riservata, ma io penso che in pochi giorni verrà sciolta, quindi vuol dire che verranno poi magari dimessi dalla rianimazione e ricoverati in altre reparti Che tipo di ospedaliere. sì. Ma hanno poi delle contusioni varie, adesso io precisamente Politrauma. sì, sono dei politraumi. Ma diciamo che tutto sommato dei politraumi gestibili, diciamo che sono coscienti, loro collaborano. Cosa ricordano? Ma allora, proprio dal punto di vista proprio psicologico, loro tendono a non ricordare. Sicuramente nei giorni successivi riusciranno più a liberarsi. Comunque sono stati subito molto, molto, per noi sono state una grossa risorsa. Perché nei primi momenti abbiamo capito, per esempio, quanti erano più, ci hanno dato una mano a dimensionare l'evento. Quello che era sull'aereo ci ha subito detto che erano in tre. Noi sapevamo già che sull'elicottero dovevano esserci sei persone, quindi abbiamo poi dimensionato in modo abbastanza semplice l'evento per quanto riguarda il numero dei coinvolti. Quello dell'aereo ricorda se Guarda, aver questo non glielo so visto. dire, non glielo so dire, ha dei ricordi molto confusi. Sicuramente, ripeto, nelle prossime ore lui potrà essere più preciso, sicuramente anche poi le forze Ma dell'ordine. vi risulta che il magistrato li abbia già sentiti A o... me, a me, a me questo non te lo so dire. Noi come medici inizialmente cerchiamo di stabilire le condizioni cliniche del paziente. Una volta che questo è sistemato, poi sarà compito delle forze dell'ordine, della magistratura, sentire. In questo momento non so dire se si sono già. Solo il pilota dell'aereo, quindi è morto. Non lo Non sappiamo. sappiamo ancora se era il Tutto pilota, comunque. quel che sono i dati, noi non li abbiamo seguiti perché abbiamo fatto la parte A noi risulta così che il sopravvissuto sia uno dell'aereo e uno dell'elicottero. Quindi la matematica, nazionalità, quello eh? dell'aereo è francese, quello dell'elicottero tedesco. Quello è quello che sembra. Ok. Poi
Però ci sono le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza ha tutti i dati Uno in anche. 34, uno in 63 anni. Guarda, ne so quanto lei è sull'età. A posto? A posto, sì. Non so se avete altre domande. Avete avuto una forma di coordinamento con la Ecco. Francia, nel senso dalla Francia avete ricevuto delle indicazioni, delle chiamate, anche sulla ricerca dell'aereo in questione? Ma diciamo che da un punto di vista del soccorso l'individuazione del luogo è stata subito evidente. Quindi, come sempre, quando succedono questi eventi qua, sul confine ci si sente, tra servizi ci si dà una mano. Nel nostro caso sono stati attivati, vista l'entità, subito 3 elicotteri, di cui poi uno è stato rimandato indietro quando si è visto la situazione. E poi invece il terzo elicottero, che si era Alfa 3, il nostro regionale, per il trasporto delle persone. Ecco, a me preme anche, visto che, ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato in questo soccorso e sottolineare il fatto che abbiamo una grossa collaborazione con le regioni vicine, col Piemonte in questo caso, in quanto in circa 30-35 minuti il Piemonte mi ha dato a disposizione due elicotteri. E nel giro di 3 quarti d'ora i due elicotteri erano già in valle. Perché inizialmente, quando abbiamo avuto notizia di questo intervento, non avendo un'idea sulle dimensioni dell'incidente, abbiamo attivato tutte le forze dell'emergenza necessarie. Quindi potevamo avere due sopravvissuti, come fortunatamente, nel caso più fortunato, potevamo avere anche 9 o 10. La scadenza efemeridi era vicina, quindi scadenza efemeridi vuol dire il buio, e quindi ho deciso di far muovere in contemporanea più elicotteri. Purtroppo i decessi erano già 5, quindi alla fine non sono serviti tutte queste risorse. Nel contempo, il mio responsabile, il dottor Montagnani, ha attivato tutte le sale operatorie che avevamo in ospedale. E come centrale operativa abbiamo attivato anche il CTO di Torino, come dal punto di vista dell'emergenza chirurgica. Quindi ringrazio anche il responsabile del soccorso di Torino, il dottor Vacca, che ci ha dato questa grossa mano. Le ultime due salme dove sono state portate qui a Adesso Torino? le ultime due salme le stanno ancora recuperando, c'è un nostro medico sul posto, le guide alpine, la guardia di Quindi le finanza. porteranno qui all'hangar. Penso che le portino a Courmayeur, ma questo decide poi la Guardia di Finanza. A che ora è successo l'impatto? Più o meno Noi circa abbiamo avuto la chiamata alle 16. 16:01. Quindi l'impatto è di chi? Da parte di chi? Presumibilmente 10 minuti, un quarto d'ora prima. Da parte di chi l'ha chiamato? Da parte della compagnia di elicotteri, quando ha visto che l'elicottero non rientrava, si sono allarmati e hanno chiamato. Ma oggi, cioè, l'attività di ski teoricamente potrebbe proseguire oppure è sospesa? Non glielo so dire, perché in queste cose qua c'è la magistratura che segue, non è compito nostro. E non c'era nessun altro in zona, Non oltre che no, quelle 9 persone, c'era nessun altro. non c'era solo sciato. Nessun altro. Sono C'era 2700 metri di altezza. quest'ultima rotazione, poi sarebbero rientrati. Sapete che nella parte bassa non c'è neve, quindi l'elicottero o li stava portando ancora per fare la discesa, o comunque Stava li ha andando via. aspettati per recuperarli, e poi sarebbero rientrati con Maior. Non credo che stesse rientrando. Sì. Ma a che ora c'è lo stop dell'attività degli ski? 16. Alle 16? Se il collega, il suo collega, è Ma lui più sa. preparato di noi. E La legge dice che ore 16. quindi rientra, se alle 16 rientra il tutto, perché avevano finito e stavano rientrando in base. Magari riportavano su questo il fatto che dicevi. No, le Difficilmente, 16. difficilmente, perché le efemeridi vuol dire buio. Buio vuol dire che se ti capita un problema non è. Al di là delle norme, ma non penso. Luogo dell'impatto sembra proprio che si sposasse lì e No, partisse di lì, no, no? Quella no, 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 lì è no? proprio. Cioè, si sono scontrati lì e sono Un piaciuti cavallo di lì. volo era una
erano sicuramente in volo. Che altezza si può immaginare? O... avete visto l'area interessata dai detriti, quindi lui è azzardato, però parecchio, perché se sono 300 metri dove ci sono i pezzi, vuol dire che era giusto.